Giuseppe, anche Frosinone testimonia questa giornata importante per il corpo della Polizia di Stato. Sì, come ogni anno noi teniamo molto a questa ricorrenza che per noi, al di là del valore simbolico, è anche un'occasione per riunirci, per incontrarci e testimoniare l'un l'altro le nostre motivazioni, i nostri valori che vogliamo sempre tenere alti e vivi dentro di noi. È anche un'occasione poi naturalmente per ricordare i nostri caduti e onorare i nostri caduti per noi è anche un impegno quotidiano nel svolgere il nostro dovere sempre fino in fondo a tutela della collettività. Oggi sono qui per celebrare la festa, la solennità di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Credo che questo arcangelo ci aiuta a capire come siamo protetti. La Polizia ha il compito di proteggerci, di aiutarci, di sostenerci anche in questo tempo difficile con tutte le limitazioni che abbiamo, ma io credo che oggi siamo qui in chiesa proprio per chiedere anche la protezione di Dio e dell'Arcangelo Michele, il cui nome è molto bello perché è significativo, il nome significa chi è come Dio e quindi ci richiama anche al fatto che quando uno vive una dimensione religiosa nella sua vita, questo lo aiuta anche nel compito che ha, fosse questo all'interno della Chiesa, della società, dello Stato in cui noi siamo, come quello della Polizia di Stato. Quindi mi auguro davvero che questo momento insieme davanti al Signore sia di aiuto, di protezione, soprattutto in questo tempo difficile e complesso in cui noi siamo, per il servizio che loro svolgono e direi anche per la protezione del nostro Paese e della terra in cui noi viviamo tutti insieme.